Flipante. Cari amiche e cari amici di TVRS, benvenuti e bentrovati anche quest'oggi in direttissima qui dagli studi di Recanati. Siamo pronti a partire per un nuovo viaggio, una nuova puntata ricca di incontri davvero eccezionali, di eventi curiosi e anche di spaccati davvero interessanti. Allora iniziamo subito con la prima clip di oggi e poi il primissimo incontro. I am Lucia Postacchini and I am an artist of body painting. Seconda al World Body Painting Festival in Austria, ha acceso i riflettori su questa che è un'arte eccezionale, ovvero quella del body painting, e ha acceso i riflettori anche sulla nostra regione, esattamente sulla città di Fermo. Diamo il benvenuto in TV a Lucia Postacchini. Ben trovata, Lucia. Grazie carissima, ben trovati a tutti. È un piacere insomma vedere quest'arte così esibita e realizzata in maniera esemplare poi su una figura complessa che è la figura umana. Eh sì, intanto vi ringrazio per avermi accolto nel vostro programma, perché parlare di arte e quindi parlare di cultura, dell'educazione visiva, delle immagini, ci aiuta moltissimo ad apprezzare la vita. In questo momento di tanta bruttezza, educare i giovani all'arte, alle cose belle, secondo me è un messaggio molto positivo. Grazie. Grazie a te per esserti resa disponibile. So che tra l'altro sei impegnatissima perché sei un'insegnante. Ricordiamo di un istituto importante nel nostro territorio, ovvero del Liceo Artistico Statale di Fermo. Giusto? Sì, esatto, da 31 anni. Insomma, è una novizia. Sì, è una specie di salma dentro la scuola.
Quindi io leggo qui, tra l'altro, poi hai seguito le arti dei metalli e dell'oreficeria e adesso quelle pittoriche, artistiche, tecniche pittoriche. Insomma, è un bel discorso. Sì. I ragazzi, soprattutto visto che comunque ti rivolgi a loro, come si presentano, come si avvicinano a questa forma di arte? E vengono con molti sogni, soprattutto in questo periodo in cui hanno passato il Covid, sono stati chiusi un po' dentro casa, quindi vengono proprio con la volontà di esprimere se stessi. E ripeto, non è una scuola fatta solamente di sogni. In una società in cui... Dimmi. Quindi si pensa erroneamente che forse, si pensa forse erroneamente che chi si rivolge a quelle che siano scuole di formazione artistica siano per i sognatori, quindi non ci possa essere un risvolto concreto, questo è quello che intendevi? Sì, però abbiamo dimostrato nel tempo che essendo lo Stato italiano uno di quegli stati in cui prevede questa scuola unicamente artistica, cioè proprio il liceo artistico, che in altri stati non esiste, che cosa ha fatto? Guardate a vedere le graduatorie della Camera di Commercio per i negozi che aprono di più in questo momento, i tatuatori stanno al vertice. Già. Ecco, stilisti di moda e quant'altro, truccatori, make-up artist, io vengo reduce da Ciao Darwin, ho lavorato lì adesso con Bonolis. Caspita, e abbiamo registrato le ultime puntate. E quindi, insomma, ci sono gli tanti risvolti. Tanti. E apre, oltre ad aprire molte strade nel mondo del lavoro, a mio avviso apre anche la mente approcciarsi all'arte in tutte le sue varie sfaccettature. Sei d'accordo? Ma assolutamente. L'arte è cultura. Cultura a 360 gradi. Io poi, ragazzi, dico anche imparate l'inglese perché vi dovete rapportare con gli altri artisti nel mondo. E quindi creare questi legami, eccetera. Quindi quando vengono da noi vengono formati a 360 gradi, dalla filosofia all'inglese, alla matematica, all'italiano, alla storia e all'arte. E poi, come mi dicevi nel fuori onda, ricordatevi che anche lavorare in un mondo come questo, in un mondo della televisione, comporta anche avere a che fare con la creazione di scenografie, green screen e quant'altro, quindi in qualche modo c'è una formazione e non è che si impara così dal nulla, bisogna andare a scuola e la scuola, liceo artistico forma anche in questo senso, giusto? Esatto, era quello di cui abbiamo parlato anche in precedenza, cioè che questo mondo creato da immagini, stiamo andando verso un'era molto digitalizzata, vivremo molto di immagini più che di cose reali, quindi creare una persona critica, purtroppo è così. Purtroppo, tra virgolette, perché abbiamo la possibilità di parlare con gente che sta in continenti che non potremmo mai visitare, quindi c'è anche il suo aspetto positivo. Guardiamo per cui il creare lato positivo. Una persona critica che riesce a gestirsi questa situazione, quindi creare scenari multimediali, scenografici, eccetera, e creare la verità. Ecco qua, e non torniamo però al tuo ultimo, insomma, successo, al podio, al secondo posto in Austria, ma tu hai conseguito un sacco di successi in giro per il mondo, comunque questa tua passione, questa tua professione del body painting ti ha portato in giro per il mondo e ti ha fatto conseguire successi un po' ovunque. Allora, qui mi vedi con Francesca Pellegrino di Lecce e ringrazio la mia collega Natalia Mignini, docente di discipline pittoriche, che mi ha aiutato anche nel concetto, nel concept di questa idea, e Olga Brumar, la modella. Poi voglio ringraziare, questo che voglio sottolineare, l'incontro con personaggi importanti nel campo artistico è fondamentale, viaggiare, visitare, documentarsi, quindi ringrazio Alex Hansen, che mi ha insegnato l'uso dell'aerografo, artista canadese ora, ma brasiliano di nascita, bravissimo, campione del mondo dell'aerografo, e Giussi Campolungo per il make-up. Abbiamo delle, come posso dire, delle perle in zona, ma non lo sappiamo. Quindi io ti ringrazio, ma non parlo per me, parlo anche per bravissima. Un giorno porteremo anche lei a TVRS. Oh, volentieri, anzi io vi aspetto assolutamente qui nei nostri studi, magari, che so, anche con una bella dimostrazione, perché no, nel nostro piccolo possiamo anche... Ma ti dipingiamo anche... subito, noi ti dipingiamo subito. Guarda, non c'è non problema, anche Rocco. Anche Rocco Siffredi ce l'ha chiesto. Vabbè, adesso immagino che anche lui abbia No, vanno perché... di pari passo. Ascolta, dalla pubblicità cortesia. Al cinema.
Ci credo. Un'ultima cortesia, parliamo un pochino proprio rivedendo le immagini del nome che hai dato a questa bellissima insomma, rappresentazione, in questo bellissimo disegno che hai creato proprio ad hoc per questa manifestazione. Il titolo e il perché hai scelto questo? Allora, questo è stata una cosa fatta proprio con il cuore. Perché quando abbiamo letto il tema Welcome in Wonderland abbiamo pensato a questo nostro meraviglioso paese, è inutile andare a cercarlo con droghe, sostanze stupefacenti, mondi fantastici. Il mondo meraviglioso ce l'abbiamo qua. Cioè, quando vedi un Colosseo alla sera e arriva il tramonto, no? E lo guardi illuminato da una luce fantastica rossa che lo trasforma. E sei in un magico mondo, ma non. Ecco le sette meraviglie del mondo. Siamo partiti sopra l'India, siamo in Italia, poi siamo andati in Cina, alla muraglia cinese, alle piramidi messicane, e dietro, girando, compare all'improvviso, sfruttando il fisico umano della nostra modella, il Cristo del Brasile. E quel bambino, a ogni giorno noi diciamo a chi nasce Welcome in Wonderland. È vero. Benvenuti ai nostri figli, no? E Brava. lasciamo la memoria storica di quello che abbiamo fatto. Ecco l'orologio, ecco il tempo. Il tempo. E Bellissimo, quel bambino, e ti bellissimo. chiudo, dietro sale dalla Giordania, e siamo in un periodo simile. Non lo sapevo, però così è andata. Sale la Giordania e sale verso Dio a chiedere di mettere anche lui una parte in questo mondo. Ci stiamo commuovendo in due, Lucia, perché è un messaggio davvero bellissimo quello che stai dando anche con la tua arte. Complimenti, continua a formare delle bellissime creature anche per il tuo lavoro di professoressa. Complimenti a quello che stai facendo. Noi ci vedremo sicuramente presto Grazie qui a TVRS, perché è giusto dare spazio a persone, professionisti che meritano di averne. mille. Ci Grazie verremo a davvero. toccare. Sì, ti Grazie, volentieri. trasformeremo. Grazie, buon lavoro, Ok, buon lavoro di nulla. davvero. Grazie a voi e buona vita. Grazie. Noi adesso vi portiamo, cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV, in un'altra location, perché adesso torneremo a parlare nuovamente di turismo, come abbiamo fatto un pochino in questi giorni qui in diretta, e lo facciamo spostandoci, guardate dove. Con, pensate, ben 460 metri quadri ed un soppalco di 96, la Regione Marche si presenta alla grande al TTG Travel Experience 2023 di Rimini, e noi apriamo il collegamento con la signora Carla Carloni, o meglio con una nostra amica, perché ormai nel fuori onda lo siamo diventati, della Riviera del Conero e Colle dell'Infinito. Ben arrivata, Carla. Salve, salve, salve a tutti, salve a tutti. So che siamo alle battute finali di questa bellissima esperienza a Rimini, oggi l'ultima giornata appunto in cui saremo presenti sul posto. Ci puoi dare un pochino qualche riassunto breve di questa presenza, come è stata accolta la nostra regione, come è andata a grandi linee, insomma, questa manifestazione? Ah, direi che a differenza degli altri anni c'è stata un'affluenza molto molto maggiore, quindi tanto tanto interesse per le Marche. E il nostro padiglione è ricoperto da tutta una gigantografia della Riviera del Conero e Colli dell'Infinito, e quindi appunto ripeto, molto molto interesse. Molto interesse, quindi notevoli presenze. Siamo alla 60ª edizione, se non erro, giusto? Sì, esatto. È vero che c'è sempre questo interesse maggiore per il turismo esperienziale che stiamo ripetutamente sentendo in questi giorni anche. Sì, diciamo che
la nostra postazione è stata bersagliata da richieste in tal senso. Quindi il turismo esperienziale è quello che viene richiesto maggiormente, sia da un turismo italiano che da un turismo estero. Perché non ci si accontenta più del turismo stanziale, cioè ci si ferma in un posto e si vive quella settimana, 10 giorni in quel posto senza fermarsi, ma si vuole proprio vivere il territorio, entrare nelle tradizioni, nella cultura di quel territorio attraverso l'enogastronomia piuttosto che l'arte ed altre situazioni, se non erro. Sì, hai esattamente ragione. Quindi la proposta che si vuol dare all'interno, diciamo, della riviera del Conero è quella esperienziale, e non ci mancano sicuramente le situazioni per poter esprimere al meglio questa cosa, dalle spiagge selvagge che abbiamo a tutto il resto. Hai pienamente ragione, quindi abbiamo delle carte buone da giocarci, cara Carla, giusto? Esatto, sì. Io ti lascio lavorare, perché sento insomma tanta confusione nel sottofondo, quindi ci sono ancora tante presenze per l'ultima giornata lì a Rimini. Grazie davvero di cuore a Carla Carloni della Riviera del Conero e dei Colli dell'Infinito. E noi allora sapete che facciamo? Ci tuffiamo alla Riviera del Conero e Colli dell'Infinito con la prossima clip. Bene, noi siamo con voi. Regione Marche, amici ed amiche, è proprio un sogno ad occhi aperti, e noi continueremo a sognare anche dopo i suggerimenti che devono arrivare dalla regia, perché quelli assolutamente dovete ascoltarli. Restate con noi. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati.
visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Centro commerciale Il Maestrale, uno spazio dedicato a te con due piani per immergerti nello shopping in tutta libertà, prenderti un caffè o navigare con il nostro servizio wifi gratuito. La nostra galleria con qualità e cortesia offre un mondo di proposte, abbigliamento, accessori moda, intimo, prodotti per la cura della persona, della casa, telefonia, elettronica e tanto altro. Il Maestrale, Ipercoop e 50 negozi per uno shopping sul mare. Senigallia, Strada Statale Adriatica Nord. E sono le ore 13:03, torniamo in diretta qua dai nostri studi di Recanati, continuiamo il nostro viaggio perché oggi non finisce qui, no, andiamo ad Appignano, dove ci attende un inviato d'eccezione, proprio per Benvenuti in TV. Allora Romina, questo è il fine settimana di Leguminaria ad Appignano, 21esima edizione, un programma intensissimo, abbiamo Mariella Carnevali che è la presidente della Proloco. Tre giorni che più intensi non si potrebbero. Sì, come sempre abbiamo curato tutti gli spettacoli, giochi per i bimbi, qualsiasi cosa pur di far divertire e passare del tempo, oltre a venire nelle nostre cantine a degustare i nostri piatti e portare a casa il nostro caratteristico coccio, coccio e bicchiere fatto dai nostri maestri vasai. Allora, pizzica, balli ed ovviamente tanti legumi. Sì, 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 come dico sempre, bisogna mangiare ma anche divertirsi. Venire nelle nostre manifestazioni è importante, anche passare del tempo. Un mercatino della ceramica, un mercatino enogastronomico e poi il venerdì sera, per chi viene venerdì, c'è il nostro Antonio Amato dal Salento, che è la voce storica della Notte della Taranta, dell'Orchestra Popolare Notte della Taranta. Invece domenica 15, balli folcloristici in piazza. Sì, balli folcloristici in piazza con danza minaria, si alterneranno tre gruppi, uno dal Belgio, alcuni qui della nostra zona e altri dalla Croazia e dall'Albania. E in questa brochure che lei tiene in mano anche tanti sponsor che veramente vi danno una mano consistente. Sì, fortuna, dico sempre, i nostri sponsor che credono nella nostra manifestazione, veramente, senza di loro non si potrebbe fare niente, perché nonostante i tempi piuttosto difficili nessuno ci chiude mai la porta e ringraziamo particolarmente i nostri sponsor e i nostri volontari che ci aiutano sempre e si supportano. E allora ci sono tantissimi motivi per venire ad Appignano, qui siamo davvero nel cuore delle Marche. Grazie Mariella. Ringraziamo, ecco, era partita dalla regia tutt'altra cosa, perché volevo ringraziare assolutamente il nostro Andrea Verdolini per essersi sacrificato ed aver assaggiato i legumi di Leguminaria, quindi c'è la garanzia che sono assolutamente di alta qualità. Vi suggeriamo di andare ad Appignano a partire da questa sera fino per tutto il weekend con tantissime iniziative, ma in chiusura io devo dirvi un'altra cosa, che questa sera nel nostro palinsesto c'è un appuntamento imperdibile, torna una nuovissima puntata dedicata al format di tutti gli amici pelosetti, Anita e Pepita, guardate.
Mandateci sempre tanti video, tante storie e seguiteci! E grazie ai nostri Mattia e Mattia, la nostra Anita e Pepita, l'appuntamento questa sera alle 20.50, canale 13 TVRS puntualissimi con gli amici Pelosetti. Lascio subito la linea all'informazione che sta fremendo di All News e noi cari amici e cari amiche vi diamo appuntamento come sempre a lunedì e grazie e buon weekend. Ciao! Benvenuti!